E il marito di Ferdinando è chiuso a fornire caga pandemia. E come ti permetti? State d'accordo, sa, quando parli di mio marito Ferdinando, state d'accordo che se non verde faccio fa marè. Marenno non marenno a me, per su poche roba si me danno 5.000 lire e pure la sa. Michele, mica esci, piazza sta roba e porta quanto più puoi, va bene? Babbo, pure se sarà un po' difficile, ma per voi questo è da altro. Brava Rodolfo Valentina. Settimana di sette feste. Buongiorno mamma. Buongiorno Mari. Com'è rumuto stanotte? Mamma, non volimmo parlare. Meglio no. Ma se va bene un po' di caffè. Come no, sta l'angolo. E speriamo che almeno questa mattina non c'è addosso gamma. È amaro. Ma tu sai che noi teniamo zucchero, Mari. Ma tu sei asciugata ancora? Mari, lo vedi qua? No. E allora ancora sei asciugata? Si avrà pigliato su una malamente. Sì, che ne ha fatica assai a far urmì. Buongiorno. Ah, i galli cantano. Buongiorno, Zinannina. E a gente questa scelta? Ci stanno pochi caffè. Salango. È amaro. Come sempre. Certo che sono fatte con un diabete, lì. Ieri faceva schifo, oggi è peggio. Ma perché sono picci? Per iniziare bene la giornata. Ma insomma, senti Carmela, avessi vista, svegliami quella là che tengo sempre sopra il comodino. Nanni, sveglia te se ne tu ti aiuti in villeggiatura. E che ve ne sa dicere sto fatto? Ma ve ne sa dicere che se l'ha portata frate Ferdinanda ieri sera. Sa venuta a svegliare. No, io me ne ha già io in questa casa, me ne ha già io, ne ha avuto da rocchi, quindi te lascio senza i panni in buono. Non ci mai visto a nulla. E per forza, perché io a sera, va paura, va che dormivo stupido. E fai bene, fai bene, a così non pierdo di la mattina. Ah, ma perché ti rispondi che sono una signora, io che tengo una professione. Ma volessimo far sapere tutto quanto, quale ha professionato.
Ma tu eri un cucchietto forza, Mati! Vabbè, ma tu Mino non mi lavi e forma, ma tu ve ne stai facendo? Guai, ma vogliamo iniziare a prima mattina! E che lo sono venuti in niente, profusione! Oh, però mi fai aprire tutte le sprecce! Ma Gesù mio, ma perché a prima mattina già vi ha che fa con sta gente di bassa gente? Ma perché? Ma parla di alta gente! Io sono di altissima gente rispetto a te! Mi sono scettato! Saluto c'è la figlia! Si sembra la solita imbagliata. Vincello pure tu. Sa niente a papà potresti rispondere anche un pochettino con più charme. Hai ragione, la prossima volta faccio charme e ti rispondo. La docce esorda. Con più charme, con più eleganza. Ma vero, per esempio? E per esempio, e chi se ne frega, è più professionale. Faccio Fornuto. E saluto ciò. E chi se ne frega? Va bene. Ma un poco meglio. Ma sembra un bagliaseggio di mare. Buongiorno, papino. Oh, figlia mia, fiore delicata vissuto in mezzo a questi indegni papagni. Papà, ma perché proprio i papagni? Solo chi li conosce? Conosco solo chi si conosce una sporta e fiore, capì? Andiamo dalla Margherita alla Panzì. E fammi sentire qual è il tuo fiore preferito. Io sono dentro. Sto fiore là, qui, io porto quello la mattina a sera. Io tengo qui sotto il ruolo. E capito? Feliciano sono. Aiuto a ballare. A prima mattina. Sta facendo la maratona di ballo. Gli sono 5 giorni e 5 notti, capo. E quando si ferma lì? Quando ranno una botta in capo. Meno male che è figlio a te e non a me. Eccola. Avete visto? Come subito mi ha messo in bacio. Felice è figlio a me, non a lei. Papino, dai, non ti arrabbiare. È un fiore delicato, ma come faccio a non mi arrabbiare? Ma che puoi fare? Quello che la povera moglie era mio, quando tenne, se la fumata troppo ampressa. Ma quella era una signora, una vera signora! Due erano le signore, io e lei, amici, ma e capitano, io e lei, che era una signora di 150 carattere. Ricordi che nel tuo quartiere si è fatto male, la gente attorno, tutti impressionati, perché il sangue non era russo, era blu! Sapete, ah, bravo, ti ha battuto, ambagliate, bravo! Papino, ti prego, non iniziare pure tu! Amretti, si andano anni con me aiuto lo spettacolo ieri sera. Benissimo. Penso che nessuno mi è venuto a fare visita. Vabbè, che piacere, sì, perché la gente in sala non aveva bisogno della tua presenza. Ma perché ti rispondo? Ma perché te non che fa? Ma perché tu conosci il grande artista che conosci? Tu hai mai parlato con Eleonora Duse? No. Ma tu hai mai visto Lucia Lavemmurra? Ma tu ti hai mai traviata, pa' traviata? Sì. Tu, Ferdina, ma ci fai per favore a prima mattina, chi lo farà? Ma che è questa luce che lava il muro, quello che mette in mattina? Ma fa l'attrice, ma che è? Nanni! Ma guarda la cessa, fai! Papino! Ma ci fa la cessa! E faccio la dice, un fiore delicato! Ah, che lo faccio il muro, quello che pitta vicino e mai, vabbè! C'è un po' di coffee in questa casa. Oh, coffee, quando dice ti sta l'angolo, coffee. C'è la delicatezza che la fai. Quando muretta mamma ti rimane essere pure. E che non vuole figlio mio, mamma nonna mia, nel quartiere, ma nelle poche voci, sono lì. Conoscete gentilmente una persona gentile, educata. Subitania fu la risposta. C'è tavoli là, andà lì. Ultimo esemplare, dopo di questo c'è il vuoto. Ma non rispondere. Hai ragione, quel marla a mappa. Ultimo esemplare, c'era rimasto. Se quello che ha volato è a Cristo. Ma la poca di zucchero non ci sa. Vieto c'è qui con Pietro, non è nessuno te mai. Tutti me la già mangiassi con Pietro. Ma che fai il porco e me la già mangiassi. Ma avete capito che ha bisogno di sostanza, c'è bisogno di cervello caddino e roba che mi mantiene forte, e c'è affaticato. Cosa tu da di affaticato? Ma stato zitto, che se non fosse con Michele che ci piazza che un po' che roba avessimo voglia ci pure fammi andare. E beh, tu ogni detto mi tassi Michele Mese. Ma insomma tu volessi mettere con me. Mi tengo l'intelligenza che mi ha chiappato coppia, capito? E finisce sotto all'ogni roba. E tu ti riesci con Michela sotto e Michela con. Ehi, mezza parolazzo di! E la prossima volta non ne devi dire neanche un quarto. Oh. E poi tu devi chiamare Michela lì da sta casa non vado 2 anni più. Certo, perché? In primis mi antipati, in secondis un donnaiolo e in terzissi ti fa la corte e tu accetti. Ma
Popino, ma che stai dicendo? Ma la verità! Sta a sentire la corta! La corta e la longa! Martina, che ci parla a fare con te? Come ma che ti sponte a fare? Tanto tu non capisci un tubo! Ma vedi, ma che mi ha messo a trampiare con una femmina che dice vicino a me non capisci un tubo! Ma state zitto, ma la mamma è tronca paura già a te, ma stai zitto, in paglia seggia. Mari, dire che ti dico che qua non ce la faccio più. E i batteristi stanno scaricando. Tengati 4-5 giorni da non mi pare a paese, guarda me ne vado. Mamma, ma tu lo conosci, lo sai com'è fatto, quello papino è... E variopinto. Come papà Valle in Africa. Nei, avessi visto le scarpe meglio. Qua scarpe. Quelle color topo grigio. Sì, Danny, si dice grigio topo. E me fui un primo topo, allora. E allora? E allora tu mannaggia la frate di Bordina? Ah, perché frate mi si mette le scarpe in pelle. No, signor, la rada moglie è un salvatore. Perché servivano alla figlia. Ma il salvatore, la moglie, la figlia, che le due scarpe sono? Guarda, c'è tutta la mente. Nonni, ma perché non una casa mobiliata? Che la così va fritta? Niente di me, hanno già visto che mi sta riducendo, sta venendo tutto, guardate qua, guardate qua, Maro, uno reggipetto buono teneva, me l'ha fatti che non me la posso mettere più, ecco. Ma che l'ha fatto questo reggipetto? Ci ha portato due meloni che ci avevano prestato. E io non solo non ci so dire di no, ma continuo a vivere in questa casa. Perciò, Nanni, perché non va a trovare una camera mobiliata, Carmela, Carmela. Nanni, Nanni, ma... Ma che me non so così. Questa Napoli punta fa. Ma Carmela, il solutre è numero 8, non hanno vinto. Ma che significa? Significa che se Don Ferdinando va a trovare 10.000 lire per su poca roba, o era chiuto a fornire la capa a giovanotto, moderiamo i termini. Signor, sono signorina, prego. Signorina, prego, io ci ho girato tutto il ristorante del quartiere. Sta roba nessuna volta. Al massimo mi vorrà 5.000 lire. Ma tu vedi che fa niente. Ma che gente in grado, guarda. Ti fa una cosa che mi ha fatto. Papino! Ferdinando! Papino! Ferdinando! Papino! Ferdinando! Fortina! Fortina! Ma vedi? Papino! Ferdinando! Papino! Ferdinando! Non vi ho sentito con Papino e Ferdinando! Ha già sentito quando quella signora gentile ha detto Fortina! Fortina, mica casa sta Michele! E chi se ne frega? E chi se ne frega? Hai detto Michele che perché la roba non può andare a più di 5.000 lire? Sì, perché lo Michele ha detto che la capanda era secondo me. Dica, ma chi stai a guardare? La famiglia vostra, un Ferdinando. Fammi un piacere, ma guardai chi. Quando ti vanno rossa la roba? 5.000 lire. Ma chi si sapesse da credere che questa roba va a rubare? Papino mio, questa roba se la suda. Ma come, sorvoliamo. Ma che sorvoliamo? Ma che sorvoliamo? Non sorvoliamo proprio niente. Questo è il frutto guadagnato della mia professione, sorvoliamo. Auli mi chiama professione, Auli mi chiama. Non lo vogliamo. Una persona che si presenta con sempre vestita per bene, perché queste sono vestite fittate. E capi, ha creso per comunione e matrimonio senza essere invitato. A fare il simpatico con tutti quanti, e quando te ne vai a sera, a te schiaffare in del sacco, tutta roba possibile e immaginare, secondo te è facile. È difficilissimo. Come si fa a negarlo? O sai, tu voglio vedere che sta dietro e faccio la denuncia per calunnia, ma mangi che lo poco che tiene e finisci tutta la roba. E come mangia da sai, Don Ferdinando? Mangia sai o mangia poco, disse all'avvocato che lo decide, va bene? Don Ferdinando, insomma, che già fa? Questo movimento che ha morrissimo insieme a me non fa. Quello che devo fare io lo so insieme alla mia famiglia. Ne gamma fa bere o affogare? Bere! Avanti, vado a Gigino, su, si fatta la 5.000 lire, se non manco mangiamo stasera. Ce va, che ce va? Come non ce va? Settimana di sette feste! Questo si servisce già e faccio vecchi uomini, si farà troppo poco. Già, mi parlerà, ma roba di prima qualità. Voi vedete il nostro signore, io quando parlo che la figlia mi mette sempre in mano l'interaccia, ma in me non si... Ma insomma mi tengo la serpa, l'indaga. Ma qual è la serpa? Qual è la serpa? Allora, qui stai aspettando il filuccio, non tremate, è una persona di mia fiducia. Filù, trasse, trasse, mi sono accorto della trombetta. Buongiorno, Fettina. Buongiorno, Filù. Buongiorno, Carmen. Buongiorno, Nannina.
Vai a portare la carta igienica puteana. Se tu ruci rotolo, ma non ti che lo spettacolo è lungo assai. Otto atti, intervallo escluso. Bello, ma proprio via. È venuto e fa sta sette trucca la mano, hai portato una persona che sta ancora. E dammi la mano. Ma ti faccio tutto quanto. Alla vita, alla vita. Vamo a spiegarmi in tino, l'hai portato per bene. Andiamo avanti, andiamo. Tenuto 84 anni. Bello. È asmatico, artritico, broncolitico e paralitico. Bello. Completamente rimbambito. Bello, non c'è manca niente, mi piace, mi bello, piace. Questa volta un Bertina vi ho accontentato in tutto e per tutto. Hai fatto un bel servizio, bravo Finuccio. Meno male, eh? Ah, bravo. Siete poco, ma anche pazienza, ma che ti volevo dire una cosa. Ma che succa, quando rientra dai nel mucco? Solo quattro. Può si passare niente, da città me ne servi uno da tre. Oh, vero? Ma non ce l'ho a mamma, pressate. Sì, oh, ma perché non la pizza nella sacca, che può l'uomo? Può ci rima chi? Papino, io il nonno dentro la casa non la voglio. Ferdinà, ma chi sta da staccà? Ferdinà, che stai combinando? State zitte e fatemi lavorare, va bene? Vieni, metti e chiuda, vedi? Vieni, metti e chiuda, vedi? Ma caramella, voi ce la dà caramella. Chi le sa tu e non cante più. Quindi sa da su capo che non è da voi. Sì, sì. Ma faccio rosa ciccia, se si è su capo, adesso non ci chiedono più. Preoccupate. Babbo, no, mi fa molto piacere, mi fa molto piacere. Bene, siamo poco, quando... ho capito. Ho capito, sa da luogo. Come no, non pazziate proprio, non vedete, non pazziate! Filo, sì, sto piacendo seriamente! Se non amo un cappello, la cara chi sta a cominciare a chiamare, non mi dovrei! Guardate, guardate! Avete visto? Non ci vuole, ma piange pure la caramella! Non piange, ma canta! E senza caramella! Piange e canta! Ma non la piglia, la rinascenda! Ma la bella che visci! Ma poi, non ti piace, quanto me lo metti? Papà, io il nonno bersagliere dentro la casa non la voglio! Ma zitto, fiore delicato, ma il papà cattavo no, mi lo faccio affittare per 3-4 ore! Mamma mia, ti capito, si è affittato o no? E c'è i pomoni, ue, con chi si cambia? Hai capito? Avanti che vuoi, competti subito con tanti sabato! No, Ferdinà, io sti convietto, ogni tanto faccio tu sti convietto, stanno là dentro un anno e mezzo, chissà che mangiare! Tu devi mangiare, vedi, per un anno e mezzo, però la mangio, però dentro è morbido! Non mi piace il convietto a me, no! Mi piace il frambellicco! Mi piace il frambellicco a chi? No, facciamo una cosa, vengo sabato e me la dà la munita, ma buono, me la dai contanti! Mi piace il frambellicco! Nanni, qua stanno le caramelle. Appena nonna comincia un piede. Ma che non chiusa la zucca? Ma ne vado, state va buono. Ah, figlio! Dite! Siete una cosa! Mi vuoi portare il duro cerotto, l'essere la sensazione? Ma che l'hai? Ma non può cascare pure l'elefante! State va buono! State buono, prima di la mano è un bel tempo! Ti danno la caramella qua! Ti danno! Il caramello troppo no! Stanno qua! Otto su un cesso la giù! Non è vero, non ci arrivate manco a rapire! Ma come ne arrivate a rapire? Ma si chiama, che siamo qui? Ma ha scato la bocca! Guardate la scusa! Ci vuoi se spiega o no? È rinta sta casa che ha dato avanti spiega! Avanti parla! Calma. Questo nonno qua, vedi, si può far guadagnare dalle 60 alle 70 mila lire! 70 mila lire? Fra tu mi è di sì! Guardina! Mi ne fa! Papino, parla piano e fatti capire. Sta niente a fare, quando si parla di denaro la gente fa quei i morti sottoterra. Vabbè, come sapete ieri sono stata alla festa del primo genito, sì, della famiglia Balla. Aro. Balla. Che bello. Balla. Non finiva all'anno, famiglia ballante, i conti ballanti. Ignoranta! Ma ci va bene, se mi conti ma basta, c'è lì! Scende sempre tu! I conti ballanti così, mentre stavamo ragionando, mentre stavamo parlando, mentre se stavamo pigliando un biscottino o qualcosa, mi mettevano in casa, mi hanno guardato e mi hanno detto, commentatore, scusate, ma perché non vado un discorsetto per il nascituro? Ho detto la mano, ho detto, ma per quale motivo non lo devo fare? Mi sono presentato, finiscono tutti giù! Mi sono presentato vicino a un tavolo, ho preso il bicchiere, ho pigliato la bottiglia di champagne, l'ho riempito per il mio solito pistolotto. Ha agitato un bicchiere a giritto. Arrivati e giunga, ma sto la parla in bronda, arrivati e giunga,
che comanda è battaglione, Garibaldi aiuta a guerra, ci ha avuto una palla. Nonno, questo sia Zug, non c'è io. E capitano? Non lo so, non si è finito da niente, aiuto. E quando si finisce il caramello, come la macchina? Chi? L'avevamo riconfitta, almeno si sei morto. Ehi, amando là, si è zucchista, si è zucchista. Ma dove è rimasto? Si va facendo un discorso che ha visto la mano. No, no, la rara, quando non ha capito niente, si parlano due in un pistolero. Papino, stavi facendo il solito pistolotto. Ma perché non vai a Milano? Ma che fai? Da sta valle di lacrime. Un pistolera, la pistola a mano, stiamo facendo un discorso, stiamo facendo un tec sasso, stiamo facendo... Agisato il bicchiere a gente, signori, per un augurio al nascituro, per quale motivo non formiamo un comitato di beneficenza per aiutare le famiglie povere di Napoli? Hai capito? In 4 e 48 subito abbiamo organizzato il comitato. E tu fai parte del tuo comitato? Io sono il membro fondatore, ma che stai pazziando? Guardina, ma non c'è abbastanza miseria nostra, tu ti vai a preoccupare che è là! E che ti credi che non parlava? E che ti credi che non mettevi il mano in terra? Ma stai zitto! Ma tu capite che io ho già segnalato la prima famiglia? E quale sarebbe? Ah, no! Ma che tu vuoi la famiglia più povera della nostra! Ma Ferdinando, ma lo sai che è proprio una bella idea? Una bella idea, sì, tu devi vedere come sta presente quel comitato. Anche in Agio Capito, comitato viene a casa. Certo, perché ci devono accertare se noi siamo poveri veramente, voi siete poveri veramente, o fate finta di esserlo. Papino, scusa, ma se ti trovano qua? Ma nonna mia, sono il membro fondatore, sono venuto prima per accettarmi veramente della vera povertà. E che c'è ditta? Che c'è ditta? Che voi non mangiate la 5-6 urna. La verità, insomma. La verità. E che ha fatto? E che dunque adesso... dobbiamo impoverire la casa. E di me. E che da me? Impoverire la casa. Come non guardiamo? Come fate? Ma deve scomparire ogni punto di ricchezza, accadì. Avanti, l'uomo che lo van gogga, là, l'uomo che la rata, l'argento sotto là, e l'uomo non pure i cucchiari e ora la tinta. L'uomo la lumina facciamo urnando io. Che stai spirito di donzinale, quindi non posso permettere rodici. Siamo pronti? Andiamoci per favore, prima non ci imbriagare, l'uomo sta qua a parire. Siamo in gamba sbagliata, questa è la casa dei signori. Qua e quattro! Oh, Van Gogh, una volta! La tua, vuole essere, ci va da roba, per favore! Rimanete sullo parazzocco, lo riesco qua tutto qua! Andiamo! Parazzoccolo, lasciatelo là, vogliamo io uscire. Ci mancano un'orietta. Un'orietta? Io lo piglio. Un'orietta tua, Maria. No, papà, è tuo mio, no. Per favore, piglio un'orietta, basta per un poco, poi basta che vengono le baronesse. Piglio un'orietta, mettimelo qua, dammi una mano. Pronti, andiamo. Un capodimonte. Come mandano un malato? Un malato? Ma chi sa male? Non dico che ti... No, io non voglio fare un malato. Fai la parte pure tu, fai parte sempre l'attrice. Va buona, facci.
mi spoglio. No, voglio mamma, Madonna. Mamma, mi vuoi così in bianco? Ah, vuole, vuole, cucca di galli. Allora, aspetta, aspetta, mi... Metti un che ti metti sotto. Che già fai? Sei una persona tra la vita e la morte. Sì. Devi morire domani o dopodomani. Una volta! Domani e dopodomani, quando arrivano qua il comitato, sì, tu con un filo di voce, una voce soffiata, devi, sì, morire, insomma, stiamo là, ma chiama solo prevere. Già c'è fatto. Non voglio morire così, vado fino a... Non voglio morire. Gesù, tu che l'hai con me? Voglio resistere ancora, voglio vivere ancora. Già c'è fatto. Fai la prova, piano piano, con un filo di voce, se vuoi morire, rimane a morire. Le ultime parole, piano piano, non voglio morire. Non voglio morire, non voglio morire! Guarda Cesse, che le ha fatto, è impossibile mai! Ma insomma, tu rimani a morire, ma chi te l'ha assato? Che lo vedi che si sta mangiando un porco! Hai capito, mentre cantavano a morire, pure un logno ti ha mangiato un porco! Piano piano, con un filo di pozzo passano, tu devi morire! Un filo di luce, morire così, mentre tu ci non vuoi. Voglio vivere ancora. Voglio prendi la sedia, stai vicino a me, per me. La sedia, pigli la sedia per far capire a che pigli la sedia, stai vicino a me. Metti la testa tra le braccia e chiudi l'occhio per l'angoscia. Non voglio morire. Che già fa? Metti la testa tra le braccia. Perché ce l'ha già capite? Ho fatto la roba che ha già chiuso le cosce. Non si coscia più, chiudi l'occhio per l'angoscia. Sta parola a voi, Ferdina, che significa sta angoscia? Ma questo è brioche, non vuoi. Ma c'è la brioche? Sì, dalla luce bisogna te. Ma Ferdina, spiegati, che c'ho fatto? Ma c'hai non mangia la cena, sei urla, hai capito? La morte è fa! Esatto! Ma sa c'ho fatto? E ripete e chiuda, beh! No, chissà, non lo so. Tenala, quando è un momento opportuno ti chiamo, cammi. Vabbè. Esce dai nani da sta parte, va. Ui, non è, non è. Ti raccomando, con il di l'occhio, va. L'occhio per l'angoscia. Non me lo luci in dell'occhio per l'angoscia. Non voglio morire. Aspetta, aspetta. Luci per l'angoscia. Non voglio. Nani, sto aspettando. Luci per l'angoscia. Non voglio. Avanti. Avanti. Fermi tutti! Ma che è? Sentite! Ma ricitami una cosa! Ma voi mangiassimi nascosto, cadino! No, Fortina! Quando è vero zucchero mi tocca a fare! Un zucchero che ti pigli! Ma chi dà sta forza? Piano piano! Ma come tu me lo apro! Che? Piano piano! Avanti! Più! Avanti! Oh. Avanti! Oh. Non voglio morire, chi non voglio morire, non voglio morire. Ah, non voglio morire. Attenzione. Prego, baronessa. Ma non arriva, ci butta la carta voce. Oh, Gesù, che è stato? Ma non mi credo sia così bello stamattina. Ma che succede? Filù! Ma non mi credo sia così bello. Filù, che sei venuto a fare? Ma butta la carta voce. Ma perché fa te? Ma non mi va a mettere. Filù! Ma morì! Ma diteci qualcosa! Senza me! Dai supposti! Ma potete dire prima a te e poi! Importa sempre a me! Ma non è mio! Ma te! Sempre supposti, sempre a tutta la parte! Ma ti dà! Lasciami stare lì! Chi è? Faccio la parte! Voglio avanti! Ma parto da mio! Avanti! Avanti! Ma ti chiesto sta l'arma, raccomando! Chi si tremma? Chi si... Silenzio! Non voglio morire, chi non voglio morire, non voglio morire, non voglio morire! Prego! Buonasera, ben trovati! Oh, baronessa Ida, baronessa Ada! Io sono venuto un poco prima, come rimasto d'accordo per accertarmi della vera povertà di questa famiglia. Appena sono entrato, ora se viene a parlare, ho visto la signora, che l'altra signora mi ha detto forse domani se la prendono, morirà. Lei morirà, l'altra forse fra un paio di giorni ancora, resiste ancora. Il nonno è quello là che campa, questo qua. E appena sono entrato ho visto questa desolazione.
ma poi la cosa che mi ha fatto più impressione, baronessa Ida e baronessa Ada. Sono passate certi zoccoli che sono andati. Ma con i baffi? Ah, qua quello ci vivono, però mangiano insieme a volte. E allora tutto questo mi è rimasto proprio impresso qua. Oh, vi siete commosso, sì? Vi siete commosso? Sì, come? E sono tristi le condizioni, sono tristi. Non parliamo proprio. No, veramente una triste visione. Miseria e malattia. Malattia e miseria. Malattia e miseria. Miseria e malattia. C'è il cuore a pezzettino proprio. Abbiamo avuto ragione, Ida. Certamente, Ada. Scusate, baronessa Ada, baronessa Ida. Di che ragione parlate? Che non abbiamo portato né cibo né indumenti. Tanto sì, che ci fa piacere, ci fa piacere. Che cosa avete portato? Oh, tutti i medicinali, gocce, supposte, siringhe ricostituenti. E poi Ida ha avuto un bellissimo pensiero per questa famiglia. Una sorpresa? Sì. Vi raccomando, piano piano, perché quale sorpresa ci buttano per l'aria e il cuore. Baronessa Ida. Piano piano la sorpresa, perché questa non possono avere tutto in faccia. No, no. Dite, che sorpresa è? Una bottiglia grande, grande, grande di olio di ricino. Agatelo, c'è stato, vado fiducia. A voi che cacò. Serviranno molto. Oh, come no, come no, come no. Siete contenti, sì? Sì. Baronessa, da specialmente lei, vedete? No. Questo qua, se casomai qualcuno ne usasse buttato il cibo, lei cerca solo siringhe. Oh, lei si la fa sempre, tutte le, ogni siringa è così. Lei quando passa nei bordi mari, i fruttaiolo bussano, signora, la mela, signora, no, lei siringhe, siringhe, solo siringhe. Sono molto felice, anche lei che domani deve morire. Le ultime parole che vorrebbe esprimere a voi per questa felicità di questo regalo sono queste, se potesse parlare, non lo so. Parlate, dite che cosa vorreste dire. Allora, me chi vede? Che le sue hanno comprate, che sto me l'hanno comprate e morire! Ma che sta dicendo la signora? I freschi, i rifreschi. Ah, voi tenete i morti? Sì. Ah, lei sta pregando tutto per i vostri morti. Oh, che cazzo! Lo so, avete visto come prega? Commendatore, ma cos'ha questa donna? Non ne parliamo proprio. No, no! Ma rivedi e chiuda, ma rivedi e capi! Che comanda il battaglio? Che rivedi e chiuda! Lasci da! No, ma io ho detto no, staccato no! Morci! Perché hai capito? No, no, è che lui capo, io felice non canta! Si è saputo quanto è cagione in bagno, che sto qua tutte! Tutte! Sì. E allora che cos'ha quella donna? Ne dobbiamo parlare! Sì, dobbiamo accertarci delle condizioni per poterla curare in modo giusto! Dico bene, Ida? Certamente, Ada! Va bene, domani facciamo venire il nostro medico personale, lo facciamo un pochettino curare! Sì. Commendatore, posso fare una domanda? Piano piano, avete visto, prima ha dato le ultime sensazioni di parole, perché lei si sente proprio, non lo so, se parlate speriamo che non muori in mano a voi. No! Può parlare un po', può parlare piano piano, mi raccomando, piano piano. Attenzione, piano piano, il respiro, buttatelo là, perché se lo buttate qua ci bossa la testa. No. Come vi sentite, buona donna? Nella giungla, se non dopo la pianta, sì, sì. Un scimpanzé piglia la manata, una bacia la pianta e l'ha portato qua. E così ha imparato poche parole, glielo dico io nel linguaggio africano. Si è insurato, cioè sposato. Oh, Ida! Hai sposato? Vi avete prole? Non avevo detto nemmeno quasi mangiato quanto che sta disgrazia! Baronessa Ida, baronessa!
bardacino! Oh, bardacino tu! Tu! Un bardacino e una bardacina, un prode e una prode! Oh, è sposati a due figli! Sì, sì, sì! E poi, vedete, poi è diventata un bagliaseggia, ecco tutto! Baccalaiola! Eccola! Allora? Allora, vogliamo vedere un pochettino che cosa danno queste persone? Allora, commendatore, sì. Io proporrei... Ma no! È troppo, Ada! Ebbene, non lo capisco. Ebbene, baronessa, io ogni volta che andiamo, pure in altre situazioni, appena parla è troppo, non ancora si deve esprimere, se ancora si deve esprimere, e già, non è possibile. Di che cosa si... Commendatore, vediamo... Noi diamo prima un'occhiata alla casa. Oh, sì, 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 giusto, Ida, per accertarci delle condizioni igieniche di questi poveracci. Sì, vediamo un po', certo, avete ragione. Sì. Ida? Ada? Andiamo. A dove? A porto. Qui. Dovete aprirla. Non toccare. Attenzione che il zoccolo di sombra non bacia. Oh. Attenzione, sempre. No. Porto anche il nonno. Sì, va bene. Aprite un po' la porta. Sta zitta, ma tu vedi di lui scupottina, arrabbia! Stanno facendo la visita un muso, stanno facendo! Nanni, secondo me noi vediamo solo sorenca! Pare un terzo atto della signora delle camelie! Azzo, Nanni, stanno a caramello, sì, a botto, te piace ma che sta? Ma c'è tutto il padre lì! Ma dove è signora andata forte? Vedete qua! Dice che se lo si viene, se la dai in fronte! Dice che se la dai! Marone, che succede? Niente! Niente! Mi serve cocco? No, non c'è! Niente! Se ne hai, te ne mi avete! E 5.000 lire, pure! Sì, sì, niente che hai battendo! Ma c'è capito, c'è capito! Chissà adesso, non era un broglio di un Ferdinando! Ma sì. Se fa venire pure la casa, i clienti! Ma come ti vorrei? Ida! Ada! Hai visto? Gli ha dato uno schiaffo, deve essere il marito! È ben entrato, ha preso uno schiaffo dalla moglie! Ma che fate di te? Non fa la moglie? Non è il marito quello? Ma qua marito! E quello lì? Sì! È il marito? Sì che è il marito, non lo vedete? Che faccia di criminale che tiene, guardate, guardate che faccia. Ma se non lo so! Oh, Maroni, che si fa paura! Fa paura, sentite una puzza, io non mi muovo neanche dalla cantina. Come potete, ma guardate come avete ridotto la vostra famiglia. La mia famiglia! Ma davvero, questo fa paura! Te non viene proprio un alito, all'alitoso vinoso, proprio. Ma che si fa schifo, però? Ma come è possibile? Ma posso sapere, cazzate? Ma zitto! Zitto! Venite a casa unicamente per picchiare vostra moglie! Oh, commendatore! Veramente è stata lei a picchiare lui! Appunto! Ma come appunto? Avete detto che è lui che picchia lei! Quando si ambriaca! Quando non si ambriaca, è lei che picchia lui! Ma vedi, no, ma se posso andate via! Non voglio vedere più la vostra faccia! Ma la va, che me la va! No! Venite qua, buon uomo! Chiedete scusa a vostra moglie! Ma chi? Quando la ruba! Avete paura! Io lo porto un cucchiaio lì nella sacca, che non mi manda un altro con la coccaruta. Ti ha fatto tutto. Senti, avanti, vai lì. Non fare più questo gesto con la baronessa Ida e la baronessa Ada. Avanti, andatevi. No, 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 no. Andate a volta. Forza, venite. Mi fermo una volta. Date un bacio a vostra moglie. Ma come si fa? Come si fa? C'è l'ammalato. Questo domani deve morire. Che muore con un bacio. Commendatore, insisto. Andate a dare un bacio a vostra moglie. Ah, già, fa una finta e battita. Bravo, bravo, bravo! Che bel bacio che avete dato! Bravo, bravo, bravo! Allora, baronessa, che vogliamo fare? Vogliamo un pochettino trovare il modo per trovare la situazione? Sì. Commendatore, voi cosa proponete di fare? Io ho lasciato 50.000 lire. Allora possiamo andare via. È sempre lei, sa la baronessa Ida. La baronessa Ida non si muove mai. Lei, baronessa Ida, subito se... Ma mi faccia finire di parlare. Ho lasciato 50.000 lire a casa, perché io non esco mai con i libri, però con me porto sempre la carta. E allora? Dopo faccio un assegno alla signora con l'occhio in angoscia e finiamo qui la situazione. E allora quanto vogliamo dare? Mo chiedo un pochettino ai malati. Lei deve morire questa fine a domani. Un bacio di sempre. Allora va bene, diciamo le cose come dobbiamo dire, così stiamo bene tutti quanti, perché benefichiamo tutti quanti. Allora vieni mia, e questo è tutto, gliel'ho detto e finiamo qua la situazione. No, commendatore, non abbiamo capito nulla. Non avete capito? No. Sarei così chiaro. Ho detto gliela mia, no? Non capiamo, non si capisce. Non si capisce proprio. No. Sarei chiuso della casa, ultimamente. Io c'è. E dove andate? Non c'è una parte. Voi avete detto 100! Ah, ma allora non ho fatto razzo pulè, non ci sentite neanche! Ho detto 100! Ma no, è troppo! No, ma se fate tutte insieme può fare più male che bene! Che vogliamo fare? Ci pulimmerà la rata benzina? Che facciamo?
50.000 lire sono più che sufficienti. Sì. Tenga, buon uomo! Ma del caro! Ma che volete dare 50.000 lire? Ma non è ubriaco! Che va la casa di me, un suo padrone sotto e se si pulita mai un altro. Non vi preoccupate, li tengo io e poi io faccio l'assegno qui alla signora con l'occhio in angoscia. Non mi condanna. Non signore, non serve, non mi condanna. Ma non mi condanna! Che cosa dice? Sempre in rifresco, voi dite sempre in morto. Sì. E allora mamma non ne rifisca i vostri morti. Che cara! Che cara, però. E fatturetti non ci servono, te ne devi andare. Voglio, faccio faticare. Come lo dovrei, mio figlio? Ma come ne farci lei? Ma no! Mamma, mamma, zia, zia, mamma, mamma, zia, zia! Che è successo? Che è successo? Ho ucciso Battista, ho ucciso Battista! Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Ho ucciso Battista, ho ucciso Battista! Cosa hai detto? Cosa hai detto? Ho ucciso Battista, ho ucciso Battista! È stata una disgrazia, è stato questo delinquente. E mette a giocare con la pistola. Se mette a giocare con la pistola, un certo ha puntato l'arma verso la porta. Disgraziatamente in quel momento passava Battista. La coppia da un pezzo. Ma dove roba? Che dobbiamo fare? E che ammalato? Ma voglio scendere la coppa o dare una mille pesanti? Non voglio scendere, non voglio scendere! Oh, Riccardino, per favore, svegli! Scendi! No! 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 Scendi all'auto! Andami! Che smo! Ma come è successo? Come è successo? Io ho sentiamo un po' come è successo. C'ho la pistola in casa, sì. Non si può mai sapere. Giusto. Però io ho sempre raccomandato di non toccarla perché sarebbe stato pericoloso. Ma tirate una capa d'astro, non ascolta nessuno. Nessuno. Ma quanto anno è nessuno? Oh, quasi 18. Sì, li compie i 6 settembre. Dopo il 6 settembre, cerchi di ascoltare questo. Non ci fate niente, non ci fate niente. Io non so come ha fatto. Come si è messa a rovistare tutto, l'ha trovata. E si è messa a giocare con la pistola e puntava lì, a destra, a manca. A un certo punto si è fermato verso la porta. Disgraziatamente, in quel momento che lui ha sparato, si è trovato a passare Battista, il nostro camerino. Oh, meno male si è trovato a passare una macchina. Ma siamo a Miesavi, non si sa, a casa nostra. Se non andrà a stanza. L'ha colpito preciso qui al petto, un colpo secco. Morto stesso. Mi devo sedere. Ascoltatemi. Io credo che adesso la migliore cosa da fare è nascondere Riccardino fin quando io non avrò fatto sparire il cadavere di Battista. Ma sì, ma Carlo, ma dove? E dove? Lo cercheremo un posto, no? Baronessa! Baronessa Ida! Sì? Scusate, visto questa situazione che si è venuta a creare, ma per quale motivo non lo nascondiamo qua? No. Chi volete che cerca un barone in questa casa di poveri? Casse viene qualcuno a cercarlo in sacco, lo so, magna, non mi scherzate. Non viene nessuno in questa casa povera. Guarda, quella lei domani deve morire, quindi uno in meno. No. Commendatore, ma la famiglia cosa ne può pensare? Io non lo so, chiedo, che volete? Ma pure un barone di marito, 15.000 lire al giorno. Sì, però la notte rimane solo lei perché lei... No, ma io non sono d'accordo, per carità, non esiste, no, non lo voglio seguire, ecco. Ma chiedo scusa, no. È d'accordo la baronessa io, la baronessa A, il baroncino? Io non sono. Non capisco il cocchiere per quale motivo... Ma quale cocchiere? Che mi hai visto con la frusta in mano? È il dottore! Il dottore? Ma quando ci troviamo questo dottore? Ma non voglio morire, dottore! Ah, Toto, fammi... Da dove sta stiamo? Scusate, ma voi chi siete? Come il suo tutore! Il tutore, avete capito, tatore! È sciolutato! Un attimo solo! Ida! Sì, Ada! Cosa ne pensi? Procediamo, allora! Procediamo! Ok, va bene! Allora procediamo, va bene! Non vi preoccupate! Loro sono 15.000 lire al giorno, la notte... A di sorte, scusate, Marina, non lo so! Per piacere, Carlo! Dite poi la famiglia che sono d'accordo, appena sarà tutto sistemato provvederemo al pagamento. Sì, soltanto solo a lei perché lei domani è per il funerale soltanto. Vabbè, comunque
commendatore, sì. Voi non ve ne andate, no, non no, scendete. Devo, guardare, devo chiamare le pompe funebri. Ah, sì. No, commendatore, dobbiamo parlare di cose di famiglia, devi andare via. Gradiremmo restare da solo. No, ma io non me ne posso andare. Insiste, sentite, è buon uomo. Riuscito, cortesemente, dite a costui che ci lasciasse da soli, che se ne andasse. Ma non è meglio che resti. Giusto. E mo' cominciate pure voi. Avete capito che se ne andate? Ah, e mo' ce lo dico. Sandino, me ne dovete andare. Io non me ne vado. Ma se che ci danno comandato allora? Allora? E allora, commentatore, avete capito appena che me ne dovete andare? Adesso ho capito. Quando mi si parla in italiano, io capisco benissimo. L'uscito è da quella parte. Ecco, vedete, mi sa la lingua dei cannolicci pure lui. Io me ne vado, però sto sempre qua nel vicolo. Passa. Io vigilo. Me ne vado, baronessa Ida, baronessa Ada. Mio caro barone. Ma io vigilo. Io passo. Vedi? Io vigilo. Alcune volte non mi sembro per niente una persona normale. Ma come? Ma tu lo sei? E invece no, Maria, perché se io fossi una persona normale non facevo quello che ho fatto e specialmente non ero costretto a nascondermi in casa tua. Ah. Ma come? Non sei contento di nasconderti in casa mia? Ah, come no? Ma secondo te è normale vivere sempre con l'ansia che all'improvviso bussi la polizia? Ma quale polizia? Tu non ti devi preoccupare. Adesso sai che facciamo? Che facciamo? Metto la mia musica preferita e la balliamo. La balliamo? Sì, tu sai ballare. Ti insegno io. Marito, io leggio! Perché tu non sai leggere? Oggi no, tengo il nevroso! Dai, leggi rimane! Marito!
dietro sale. Capito? Comunicato urgente a tutti i congiunti. Siccome gli ultimi avvenimenti e le circostanze non mi permettono di entrare liberamente e pubblicamente in casa mia, dispongo quanto segue. Primo, segnalerò il mio arrivo con 3 colpi secchi alla porta. Secondo, a questo segnale Riccardo non si deve muovere per nessuna ragione da dove sta. Terzo ed ultimo avviso. Carme, dincello a Michele che improvvisasse una partenza immediata ed imprevista, perché se lo trova ancora a casa fingendosi tuo marito o sgomme sangue. Firmato il capofamiglia, commendator Ferdinando Esposito. Ah, eppure se non si firmava era la stessa cosa. Qui una lettera con Marchese su lista poteva scrivere. E metti che vieni qua, come facciamo? Mari, con 50.000 lire rinda sacco, può pure dormire a bere. Eppure c'era. Scusate, c'era. Posso? Riccardi, prego. Non mi dite niente, ma sono così nervoso. E invece tu devi sederti e ti devi solo calmare. Riccardi, voi sapete che facciamo? Oh, che facciamo? Che facciamo? Riccardi, che facciamo? Dite. Una pilale. E te l'ho detto che sta tutto accelerato. Riccardi, non modo di dire. Ma come faccio letta? Così mi faccio tu un suono. E che altro farà? Ma che altro deve succedere? Oh, Riccardino? Maria? Sì? Sgabuzzino. Prego, Riccardino? Vado. Bravo. Ha dato un buon suono. Ma sei baronesse, baronesse. Salve, salve. Salve. Ma c'è una cosa, mi chiede la porta. Sangrami. E costei? Chi è costei? Costa? No, non costa niente. Oh. Chi è la ragazza? Ah, costei è essa. Ve la presento, mi chiama Maria. Stamattina non l'avete scelta perché non sei venuta a casa. E Riccardino? Riccardino Ove? Ove? Maiden? Ma cosa? No. Ma stavo pure sta bocca! Ma no! Voleva dire, Riccardino, dove sta? Ove? Questo è nuovo! Riccardino! Me lo vado subito a chiamare! Ci passano da bella vita! Come sta? Come sta, signora? Sta come una pila elettrica. Sì. Riccardino, baroncino, venite, prego, prego. Qua stanno vostra mamma, vostra zia e tutta baronessa. Mamma! Zia! Come stai? Come ti senti? È tremendo. È tremendo, io ci penso. Una continuazione. Non ti preoccupare, vedrai che tutto si sistemerà. Esattamente. Zietta, tu che dici? Che Carlo sta facendo tutto il possibile per non farti succedere nulla. Riccardi, ascoltami bene. Sì. Tu devi stare calmo e tranquillo, capito? Non ti far sopraffare dai nervi, altrimenti la mi hai buttato solo manicomio. Ma non dico nemmeno per scherzo. Ma il manicomio. Il manicomio. E dimmi, Riccardino, come ti trovi in questa casa? E come mi trovo? Bene. Benone. Benissimo. Sono proprio delle care persone. Bravi, bravi, bravi. Hanno bussato! Hanno bussato! Maleggia! Grazie! Hanno bussato! Baronessa, ma veramente io non ho sentito niente! Invece sì! Hanno bussato! Hanno bussato! Io ho sentito! Il signore, il ragazzo ha sentito! Baronessa, ma io non ho sentito! Ecco! Ribussano! 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 Mamma! Non mi faccio pagare che non è così! Il signore non bussato di nuovo! E sì, sono dei colpi chiarissimi! Brava! Io credo proprio che abbiano bussato! Riccardo ha ragione! Questa deve essere la polizia! La polizia! Allora, la polizia! E E dove mi devo nascondere? Per favore, nascondetelo! Ci penso io, Maria! Sgabuzzino! Riccardino! Vado! Prego! Carlo, cosa può succedere? Ma che deve succedere? Non succederà
Hai capito? No, ma chi se ne sarà aiuto? Ha capito e se ne aiuta! Signori miei, qualcuno è strunto e strunto. E che si crede? Posso una volta, posso due, posso tre! E quando mi viene di là! Viene! Cosa ci fate voi in questa casa? Io che ci faccio qua? Io? E voi, sì. Giustamente, io passo sempre da donna Vicenza, mi prendo un caffè, ho detto mi allungo perché voglio andare a trovare a Riccardino, lo voglio tirare un pochettino su. Che gentile, che cortese! E dov'è? Commendatore, andiamo di là a tirarlo un po' su. A chi? A Riccardino. Ah sì, andiamo, come no? Carlo, tu non vieni? No. Io vado a casa perché ci siamo fatti di battissimo. Ah, sì, è tutto giusto. È giusto. Allora, commendatori, sì, andiamo. Andiamo, andiamo. Andiamo, 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 andiamo. Sta facendo una quadriti in casa, sta facendo una quadriti, stai facendo. Signora. Sì. Un marito vostro, non ci sa. Ma come, non l'avete vista? No. 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 Ah no, è giusto, dico. Non l'avete vista perché forse non ci sta. Ah, non c'è. Ma perché mi date su Anna? La verità, ti avessi parlato muore. Mombo. Mombo. Ma chi le forse se ci sta, ecco? Forse sta lì da camera sua. Sta lì da camera sua. Manca se avessi visto sto volo, no? Chiamatelo, chi lo presente? È vero. Baro, ma sto fatto è proprio necessario. Grazie, signore, è che è la terza volta che vostro non vi dice. Ma ci sono qua a Nervatore, chiamate un marito vostro. Che è una cosa urgente. Vabbè, vabbè. E quanta volta sa da parlare? Sì, come se tocca a me. Ferdinando! Ferdinando! Avete chiamato? No. René, sto qua. Ah. Addirittura nella stanza della moglie. Ah, Gesù. Cosa ci trovate di tanto strano? Che io? Sai la stanza. Giustamente, non ci trovo niente strano. Ecco, barone, voi dovete sapere che il commendatore non lo sa, perché da tutto cagne e scagne, e niente, tutta gente che ha in sta casa. Mi sono lieto matrimoniale, c'è capitato nonno Simone. E là deve stare, attenzione, non spostarlo di qua di là, perché nonna soffre la tette cose. Non posso rispondere? Adesso ci penso io. Bene. Sentite, buon uomo. Dica, dica. Mi vai la penna. Stiamo a parlare di cose abbastanza delicate. Ma sì, parliamone, no, non no, se ne parla più. Preferiremmo farlo da soli. Io no. Qui ve ne avessi vai. No, io non posso andare via, mi state scherzando. Io tengo la responsabilità del nonno Simone. Detto alla baronessa Idi e alla baronessa A. E allora? E poi ci hanno lavato il pannolone e ci hanno messo la catetera. E ci ho mettito io? No, ce lo metto la signora. Signora? Sì? Prego, il catetere al nonno. Ah, non l'ha già messo lì? Mi sa ci ho lavato il pannolone. E poi ci mette il catetere. Ma vediamo niente da adesso. Ma è stato un po' di... Sentite, a voi. Ehi, a voi, ce l'ho con voi. Chi? Io vi avessi parlato un momento. Riuscite, bello, sono tutto ricco. Posso parlare? Ya! A noi? Silenzio! Scusate, mi è scappato. No, dico silenzio. Si tratta di una cosa delicata. Vedete, mi avesse mai nascondere una persona in questa casa. Nata persona! Ma che hanno fatto? Mi è scappato. Chi è? Battista. Chi l'è morto? Ma chi l'è morto? Mica una cosa ambarsa. Chi l'è morto? Cadavere! E questo lo so. È solo questo, ci mando da sta casa. Sentite, ma non è cosa, guarda. Aspetta, lì da casa. Sentitemi bene. Vedete, se noi ne denunciamo la scomparsa, la polizia vi ha fatto domande, viene ad indagare e le cose si possono mettere male. Con me, mio nipote, e principalmente per voi. Ma perché non è stata una disgrazia? Quello poi, ragazzi, non è neanche normale. Ah, no? No, è ipersensibile. Tanto che io sto cercando di convincere la mamma, mia cugina, a farlo interdire. Ah, ci capite, Barù? O facciamo interdire, o facciamo interdire, è normale, non è normale. Ma se poi qualcuno viene a cantare a sta casa e cerca il morto e non lo trova? questo non è possibile. Vedete, Battista è Apolide. Ah, non è in Napoli. La verità che lei è nata a Napoli, ma poi è stato costretto ad andare via. O destino è tutto quanto. È stato così ignorante. Apolide significa senza patria, senza parenti, senza nessuno. Quindi basterà dire che se n'è partito, è andato fuori e nessuno lo cerchi più. Barò, ma sempre di oscuramente di cadavere si tratta? Un pertinazzi, capito? Tagliamo questo.
che ci stanno 200.000 lire per lui. Dite solo un cacà! E che paga c'è la gente? Ma vedrai tu! Paga da una voce a Carmelo. Sì, perché dobbiamo andare a prendere la cassa con il morto. Aspettate. Va bene, fate presto. Carmela! Ma che buono! Ti pago con il barone, caro. Andiamo come una foto! Ui! Oh, ma piglia una cascia e biancheri per il baroncino Riccardo. Ma Romio, tu sta cascia, scusa! Ciao, ramatti, ma qua! Nonna miglia! Ma raccomando, non mi aspettasci tardi, perché sicuro faccio tardi. Non me be, aspetta io, aspetta. Ma dormi quanti cacchi vuoi! Maro, vuoi aprire così? Ma che non necessario che mo va bene? Mi piace la gentilezza della signora. Maro, per anare, date anticipatamente. Si dà scirupazza. Quando mai si è pagato anticipato? Tutto al più, ecco. Queste sono 100.000 lire. La restante parte, operazione conclusa. Mo ce n'avi mai più, perché con questa notte mi ha avuto umore. Maro, mi raccomando. Io sono disponibile per tutto cosa. Oscuramente di cadavere, falsa testimonianza, mummificazione. Tu mi chiami a disson toccare, poi. Ma vogliamo fare dai, bro. Ti voglio vedere più a disposizione, ma deve andare via. Sparire. Carmè, vedi che te riga, nonno Simone, a Roma, Giumiso, là deve stare. Ma furti, ma che io muovo allora? Per favore, vedi che te riga, che si caso mai ho spussato per fare spazio a coccorunate. Faccia succedere la rivoluzione. Non me ne porta proprio a me. Abbiamo trovato il piazzamento giusto. Oh, il piazzamento è in mezzo al letto matrimoniale. E l'altra stare, là deve stare. Scusate, ma un'altra volta dal nonno, caso mai si fosse abboccata. Sì, io vado abboccata, che è stata fatta. Oh, commendatore! Sì? Noi dobbiamo andare via. Oh, commendatore, voi dovete andare via. Commendatore, ma noi abbiamo capito tutto, sa? Che cosa avete capito? Voi fate una volta insistente alla signora Carmela. Ah, voi questo avete capito? Sì, ma dovete stare attento perché correte dei pericoli. Il marito se ne potrebbe accorgere. I due si vogliono un gran bene. Io che si baciassi molto intensamente. E come si stringevano. Ma state zitto. Si stringevano, non si stringevano. Ma che state dicendo, per favore? La verità. Ma quale verità? Quale verità? Ma è mai possibile una donna come Madonna Carmela su un bruscino con un briacone? Ma quello è il marito! Ma qua marito! Non lo è! È marito, ma ci sono mariti e mariti. Questo è un marito di bassa censa. Commendatore, tagliamo la testa al toro! Ma tagliamola a chi volete voi! Prometteteci che in questa casa voi non ci venite più! Sì! Questo non ve lo posso promettere! Ada! Sì, Ida? Ma lo senti? Oh, cielo, certo che lo sento! Commendatore? Sì? Andiamo! O primo tram che passi e chiedi se lo stassi tu! E ti faccio preso e faccio male! Maria! So. Ma che allora? Non ci spondo mai! Vieni qua, vieni! Dimmi una cosa, hai preparato il tuo baroncino? Sì, signore, già ho fatto. Ho preso la coperta nella camera di Zinallina, tanto io e te stiamo insieme, non sentiamo freddo. Hai fatto bene, tu potevi portare pure l'onzulo, tanto alla settimana folla, sai che cavolo che fa? Pure c'è ragione. Signora, sì. Io vado a coricarmi! Riccardino! Dite! Non vorreste che piate a cucà? Mamma, mo' della rizza. Io vado a coricarmi! Andate a letto! Dal? Sarà difficile. Andare a letto? Sarà difficile prendere sonno. Ma no, tu ti devi solo riposare. Riposare è una parola. Io non mi vergogno a dirlo, ma io la notte... Non riesci a sbiscio sotto. Cosa ha detto mamma? Niente, si chiedeva come mai la notte non riesci a prendere sonno. E come mai? E perché io c'ho sempre davanti... Quanto lo vuoi? Adesso ho sentito! Zitta!
è perché c'ho sempre davanti la camicia sporca di sangue di Battista. Abuni, Barugia Giovavici, risolvo io la situazione. Come? Mamma c'ha sempre la soluzione a tutto, lo vedi? Sì, no, ecco sì, qua, sì. Mamma, quando cinque gocce che sta così faci tu uno suono. Ma queste gocce mi faranno dormire. Ma sì, sicuramente. Sì, Maria, è pronta? Allora fa uno su. Sì, sì, Riccardino. Bevo. Bravo. Bene. Ecco qua. Buona. Riccardino. Prego. Vado. Mamma. Oi. Mamma. Ma queste gocce gli faranno effetto. Sì, Marina, ma da padre ce n'ha girato tre, ha rumuto una settimana, sa? E a Riccardino quante gliene date? 47. Oh, ma che succede a Natale? Ci mangiamo il rocco con insieme. Andiamo bene, Maria, andiamo là. Andiamo. E ci fammi chiudere un po' con l'occhio, pure lui. Eppure c'è ragione, andiamo. Sembrava così piccolo, ma questo è pesante, ma da me. Ma siamo sicuri che è morta? Ma sicuro che è morta. Mamma mia. Facciamo questo, non perdiamo tempo. Siamo pronti? Varo, San Giro la giritta. Non ancora. O dico mo. San Giro! San Pascava, no! Che si vorrei? Mamma mia, guarda, si spezza Nerina. E siamo da buono che mi scennava, poscia. Sentite, dove la mettiamo? A paposcia. A paposcia. La cassa, dove la vogliamo mettere? Ah, vogliamo mettere un po' di buzzino. Non vogliamo mai uscire, la sta di cardino, non era una cosa, non ci mollò per i fuma. Mettiamola lì, lì va bene. No. Ecco, così la mettiamo. Ultimo sforzo. Uno, no! Aspetta, certo che è pesante. Veramente più morta. No, Diego, è pesante sta cassa. Ah, cascia, cascia. Beh, io me ne vado. Mi raccomando, domani mattina alle 5 precise ci vediamo qua. Mi raccomando. Ma ci devo trovare. Ma e che facciamo? Veniamo. Gesù, è chiaro che me la chiesto qua. Ma che me la sa? Sono come morto. E c'è un problema di rosse. Chi si me la già? Io ho detto domani mattina alle 5 ci vediamo qua. Ma da voi. Ma la sa? Sono come morto. Guardate, io me ne devo andare, avete capito? No? Oh. Capito? Adesso fatemi trovare qua, ma non come, non faccio le 5 precise. Pre- sì, sì. Però vado via. E qua ci siamo, a Roma. Ma chi me l'ha fatto fa? Chi me l'ha fatto fa a me? Ma che non faccio i cazzo per io? Sì. Che non fa culo? Carmela? Noi siamo a capo! Marisa Romè? Sì, signore. E marito? È asciuta. E nanni? Ancora sta a ritirare, ma che stai facendo? La pelle! Mi mario dire un po' che la casa. Passa la porta aperta. Che già? Volessimo approfittare, quasi mio marito è morto. Sì, per monaco, con questo purpa! Carmela? Sì? Io ti aspetto.
Michele? Sì? Ma va fanculo. Dicendo che Carlino si può meglio, si vuole fare cornuto. Ma è cornuto? Ma non ha giunto, ma com'è possibile una femmina come a te che ha avuto l'onore di stare vicino a una persona come a me a soffissare con un briacone? Ma è cornuto? Non ha giunto ancora, guarda, se tutte e due con chi giorni che sto incoccionata voto insieme faccio fare tutte e due la fine Giovanna Tarco. Ma per dire è cornuto la prega? La prega che è cornuto, il predatore rimane qua e dorme qua. No, ma è la rotometta. La rotometta lo mette a casa mia, padrone di casa, opa, la vinta. Ma quando va? A quando va? Sta cassa che fa qua? Niente, c'è sta biancheria di carta. No, ho fatto sfrattega, ma se voglio una cosa. Se voglio sempre, devo andare. Non preoccupare, ma Piero Cuscino mi piace il canto. Ma come, non va cassa? Quando io non dormo, veglio. Non preoccupare. Ma rosse per scritto che aveva passato tu, aia. Ma vuoi l'aggio passato io? L'aggio passato qua. Da tutta la cassa. Troppa aria. Allora mi hai chitato. Ma invece sta nei casottini alla cerca, dito. Ma cosa fa? Ma ci facevo frano, padre Cristo! Dai, chi stai a cucina? Vai, vai! Io non dormo, io veglio! Vai, baglia seccia, vai! Buonanotte, baccalaiuolo! Il coffino che ci fatti! A dirmi in coppa una cascia, in meno un'oretta a due piazze, ma parla tanto tanto che va a canterra, figurati! Cavolaccia! E quando piglia sonno veramente che ancora? La cascia piccerei. Mamma, ma è come tosta! È vuota! A caiava non ci sta niente! Ma ci ha fatto? Non le saluta una poco? Guarda per la mano! Non ti pare da una poco, sai ti pare? Ho passato la coscia! Per favore, aiutato! Aiutato, per favore! Thank you.
a casa mia, voglio dormi con bramme nei cavalli. E chi sono questi? I baronessi esordi! A me ho morto, sta già nella barra! Ho morto? E voi che ne sapete? Sta già su me, sai! Non lo avevo saputo nessuno! Sta già una capa coppo! Perdonate, buon Ferdinando! Non perdono a nessuno! Io conosco dovere mio! E quale sarebbe dovere? Ma c'è sempre pensate quella stessa parte che mi aspetta! E quella parte mi aspetta? La stessa parte mia, quella che mi pigliate pure voi! Come tiene coraggio che fa una proposta del genere a me? Ma questa è una proposta di 100.000 lire! 100.000 lire! E danno rotto l'imbarco! L'imbarco. Appena stanno in alto mare. Parabum, vai a tenere a mare. A Carmelo. Anche la vostra. Bundema. Qua Carmelo. Ma noi di stiamo parlando? Battista. E chi? Il cadavere. Io non so. Sotto a voi. Io ci so che mi dico. Ma non ci so che mi dico. Cadete sono morti. Ma non ci morti. Ma bimbi, già passi nel zocco, sono morti! E tu morta, non è da casa morto, morta a casa mia! Ma sei sicuro che sono morto? Ma così mi hanno visto! Tu sei sempre ubriaco, tanti, ti sa che c'è sacca di... Vieni qua, rapido, fammi vedere! Io già l'ho visto! E chi ha rapito? Un morto l'hai portato tu, rapido! Allora, come messo un morto a te! Un morto a casa mia, da chi sono morti, ci manca il capo! Ci abbassiamo un po' di gente, pure morto! Allora, piccola, piccola! Allora, mi ammettendo, mi raccomando! Si è arruinato! Ma non mi hai portato il suo morto! Ma non mi hai portato il suo morto! Ma ideate non vanno in tenere! E me nessuno mai tenere! Nessuno mai tenere! Ma che succede? In mano a mattina vengo un barone caro! Sì! Sapiglio morto! E lasse 100.000 lire vivo! E facciamo 50 a me, 50 a voi! Non hai giù capito! Su morti mani in bambini e cervello che sei dicendo? In mano a mattina, un barone caro! Sì! Se piglio morto e lasse 100.000 lire vivo! E facciamo 50 a me, 50 a voi! Guarda a te! Ti chiudi la capa in terra e andate a voi! In mano a mattina quando vengo un barone caro! E se piglio morto, ma 70 a me, 30 a te! E se non morto, in questa casa! Non ci muovo neanche se vengono il pompo funo! Hai capito o no? Ha giocato. 70 a me, 30 a te! Un morto, io mi monto a casa! Decidi quando mi andrà! Ah, c'è capito, allora me ne va. E te ne vai, non volevo parlare poco, no? Sto stando arrivando a matita. Sì, tanto a voi, e te, è 30 anni. Ho capito, ma parlando poco, aspettarmi una volta che si fanno il 5. Sì, tanto a voi, è 30 anni. C'è capito, aspettano poco. Non perdino, ammi, non me ne fotto proprio. Bravo, bravo. Ecco, sì, mi piace, ti porti i porti e poi chi ha fatto? Thank you.
assassino maledetto, ti farò impazzire! Fratello, guarda, si è fatto troppo tardi, alza la sera e tardi, ci faccio cercare. Sì, a Carmelo? No. E Carmelo non è possibile che sta dormendo un letto tuo, ti prego. Un letto mio? E io ero vago, due cappuccini. Non signor, due cappuccini, sono barone Riccardino. Tutto occupato? Tanto tanto, tu la sei ubriaco, ti piace fare puntello con gli attori, che sei tu? Va buono, ma se siamo provati un po' a sta cascia. Fallo passare da te! Ma che no, che cazzo sta succedendo? Sono stato a lungo. Ma perché? Sono stato a lungo. Stanno morti 70.000 lire! Sì! Si morto vale 70.000 lire, non vivo, quando va? Chi si morto qua vale una 70.000! Che? Ma non ho mai! Metti paura! Si sono fottuto la morte! Chi se l'ha fatto? Si sono fottuto la morte! Se l'ha rubata! E la cavia, ma ti faccio parere, sa! Che le ci vuole? Vieni, mamma! Ma già, Miguel! Non me la sei brutti, tra su! E ti sei fottuto morta, hai indagato! Un muro! Miguel, ti puoi fottere 100.000 lire, ti hai pigliato muro! Sì! E io per 100.000 lire mi portavo morta, raga! Miguel, dopo 100.000 lire, fosse cazzo, ti portavo un cimitero, raga! Non sono morto! Non sono morto, mica! Ah, sì? Sì! Voi morto sta casa tu! Ma venite qua! Venite a me! Non vengo a prendere! Venite a voi! Venite a me! Ho morto! No, no, non voglio venire! Mi metto paura! I film del grano non si mettono! Voglio venire! Cammina! Assassino, ti farò impazzire, ti manderò al manicomio. Gas! Gas! Morto! Ma che è?
capo! Sono morto in da cascia! Cazzamo! Cazzamo! Dascia cazzamo! Cammè, dimmi un po' se sono morto! Ma già lì! Ma che sta Don Ferdinando, cavolo! Una mano brone, già una cascia! Un accendo, due lati a capo! Mi da capo! Chiami qui! Chiami qua! Questo è San Briaco, ma voglio morti, ma ci siamo morti, capito? San Briaco, arrendi le whisky! Facci coperia! Mi hai visto morto? No, ancora. Poi mi sono morto? No. Allora perché fui? Mettere poco la mano. Ma dopo? Mettere poco la mano. Risolvere questo ciao, se è un ciao, adesso risolvo, o risolvia, sì. Michela, Nannina e Carmela, sì. Tu fai un giallutto, tu fai la giallaccia e tu fai la giallina, hai capito no? E non ti preoccupare, questo è un giallo, dopo andiamo a casa di Firuscia, ci mettiamo in coppa tavolo e organizziamo il piano, sì, di come ci dobbiamo comportare, sì. E Firuscia fa parte di questo giallo. Sì, Ferdinando. Ho sempre voluto fare parte di un giallo. Io che parte faccio? Ma guarda Cess! A saccia fa! Le parte sono facce! Madonna, Bronni! Senti, Ferdinando, io che parte faccio? Ambagliaseggio, dico già! Parte che già sapete! Papino! E io che parte faccio? Tu non ti preoccupare, intellettuale mio. Se qualcosa non vanno, devo immaginare a Maricella un pochettino come si svolge il problema. Uffa! Io non faccio mai niente! Allora, andiamo da Firuscia. Ci organizziamo intorno a tavola e prima di risolvere questo giallo. Sì. Andiamo. E io lo sapevo. E prima non fa carinata dove la faccia andare. Guardate qua che cosa mi è successo. Che altro mi deve succedere più? Mi sembra che si sia posata sulla testa una civetta. No, Riccardi, secondo me, Gababuia la civetta ha fatto proprio un nido. Riccardino, ma tu non ti devi agitare. Non mi devo agitare. Sennò è peggio. Oh, questa è la polizia, portatemi in ritorno. Ma signore, sono vostra mamma e vostra zia, vi siete passati. E ditemi. Ma mamma è in prego. Ma almeno le prego. Riccardino, come stai? Come ti senti? Adesso molto bene. Oh, ma che disgrazia, che sfortuna. Ma no, baronessa, che le cose niente. Voglio una testa solamente 3-4 settimane fermo. Sì, adesso aspettiamo il commendatore che viene con il dottore. Sì, non ci sarà più nessuna preoccupazione. Oh, no, visita, mica, ne vi, sta l'altro là. Bene. Commentatore. Baronessa Schida, baronessa Anna, baroncino, ho portato con me il dottore. Scusate. Ah, non c'è.
Eccolo qua. Yeah. Il dottore è siamo a casa. Il dottore direttamente sì. Dall'estero, maggiormente è stato in Svizzera. Per quanti anni è stato in Svizzera? Sì, sì. È stato per tanti anni che alla fine ha detto, muoio un momento che teniai dalla Svizzera. Vero no? Sì, ho fatto. Quante cose che ha fatto, in Svizzera? Un sacco di miracoli, Ha fatto miracoli, sì, miracoli. Pure le profezie. Sì, ha fatto pure le profezie, ha fatto le professori, ha fatto un sacco di cose. Poi alla fine hanno detto, è arrivato il momento che te ne devi andare, sì. Qua non puoi fare più niente. Uno dei più grandi. Dottori, uno dei più grandi professori, uno dei più grandi illuminati, si diceva così, no? Illuminare, questo qua, che hai fatto? Ho occupato pure la festa occupata, no, ha fatto pure la festa illuminare, ha fatto questo qua, illuminare di tutte le cose, comunque, chiudendo, il dottor professore illuminario, Filus Scognamiglio! Vale! Bas. Il commentatore è sì. Spagnolo? No! Vi siete fatti un canarolo? No! Filus Scognamiglio! Lui dalla Svizzera è andato direttamente a vivere nei quartieri spagnoli. Ah, e là si è affezionato a tanti spagnoletti e dove li ha visitati, li ha curati, adesso sì. Lui parla un pochettino molto in napoletano, senti un pochettino in spagnoletto. Marraggio, si arraggia spesso. No, perché si arraggia? No, non lo so, è così, è un arraggiamento spagnolo, sì. Questo è tutto. Allora vogliamo fare questa visita. Sto qua per questo. Il dottore che ha visitato un pochettino ragazzo al Coges ha lasciato il referto medico. Ha mostrato la diagnosi. Sì, ci faccia vedere la cartella. Ecco, meglio, Don Gigino, 1500 miglia. Bella pelle. No, che stanno. La cartella clinica. E che è questo? È una cosa che ti ha girato a Redovì. La carta. Quindi con la carta. Un attimino, come la prendo? Pensate perché lui ci ha portato tutto appresso e vi raccomando adesso che lui l'espressione dagli occhi vi dovete accorgere. Ma cazzo sarà questa cosa? Ma come sarà? La lucca! Ah, ecco, aperto! Lui è un dottore proprio quando l'espressione degli occhi ve ne dovete accorgere quello che dice. Se le cose vanno bene, altrimenti se lui con gli occhi e dice delle parole più no, lo che sta casarella, e dice del più loco, lo che sta, ma non già le devo dire, lo che sta, un'altra cosa, parlare di ecco, mo leggo. Ci dobbiamo stare attenti perché le sue parole possono dire tante di quelle cose. E questo è in un liminario, quando illumina questo. Che succede? Un Gesù Cristo vivo! Ma sti casatelli tutto a me mi buttano! Sì. Ma che è stato? Che sta dando una frittura in cuore? Strappa che è tua paranza! Un signore! Ehi, peperona! Un signore! La frittura nuova che abbiamo per la cucina, per il signore! Frittura e peperona! Ma può essere mai la frittura e peperona? Ma io sono allergico ai peperoni! E capi? E c'è il gallo! State zitti! Frattura al perone! Ma come scrivere chi? Ma come leggi tu? Ma che ne sai? Ma passa la visita da chi? Sto qua per questo. Ma c'è sta la cosa? Ma come stanno i piatti? Mi lascio vicino a questo lavoro! Ecco. Dimmi una cosa, come si è caduto? Veramente non lo ricordo proprio. Cioè, su quello prima che ora posso arrivare, ma me lo vado proprio. E perché? Vieni a casa! Dottore, non mi ricordo perché ieri sera ho bevuto più del solito. Si è abbronzato. La casa è morto, non comprolo. Tanto si è sbronzato forte. Esatto, e mi è venuto il sonno pesante. E ti sei addormentato. Giusto. E poi ti sei svegliato. E mi sono trovato con la gamba ingessata senza sapere neanche il perché. Per forza, quello stava come il sonnambulo. Si è alzato dal letto, è sceso per le scale ed è caduto. E compagni, siamo tritia! Vi giuro che io non ho sentito alcun dolore. Grazie, tutto quello sciruppo che tenevo in cuore. Non è necessario, mi dicevi, dopo la malvisità, iniziate un po' da su. Allora, facciamo sacca. Allora, ecco, bravo. E allora? Ma che sei all'ogno? O meglio, pur faccio. Quando cazzo è l'uomo? Non si è arrivato, salvo! Ecco, un attimo, lo visitiamo subito. Guardate sempre, baronessa, da baronessa. Sì,
Che sei morto? Morto! Che non ho un posto fritto e tuo! Ma dobbiamo andare una cosa, però! Scusate, ma sta male! Quello che dice adesso, lui inizia piano piano con le diagnosi, questo fa paura quando parla. Madonna mia! Che cosa succede? Madonna mia! Parlate! Gesù Cristo mio! Che si faccia amici! Che gli diamo tutta la cistifera! Calma, che a tutto c'è un rimedio, non me ne era nata a studiare, Che non da cannola! Quella cannola! Ma camminare con la cannola non da sacco! No, signore, sta da studiare, mo! Un momento, adesso fa la visita adesso dalla carta. Ecco, guardate su, salite pure voi. Adesso bagno. Quando fa così dobbiamo salire tutti con le sue idee. Questa è l'ultima cosa. Se venite adesso ti prendo vado a far pena. L'ultima corsa! È l'ultima corsa! Ma cosa devo fare? L'ultima corsa! Cosa che deve fare? L'ultima corsa! Non so capendo niente! Allora, un momento lui adesso con queste parole deciderà se il ragazzo deve vivere o no! Bene! È una poca pazienza, baronessa Ita! Ma che se ne è la Svizzera? Quando è una fatta? Ma la ci metto in tenere da lui, chi? Passano a me, a chi stiamo continuando? Ma chi sta? Non vi preoccupate, mi dico cieco, non è comicità. Speriamo che dite parole buone. Non vi preoccupate. Piano. Che bello, ci ciao, meglio. Grazie. Ma se mi sta scendendo, però è qua. Complimenti, signore, complimenti. Ma lui ci sono proprio frisco. No, ci vogliono 40 giorni. No, ci vogliono ancora 40 giorni. 40 giorni. Ma come? Perché tutto questo tempo? Perché è stata così e ci deciso, ma come non c'è tempo che fa? Ma che da così? Ma così? Che fa? L'orario? Come non è orario? Tanto che fate che credo che mi aspetta. Ma non so qua, ma non è orario. Ma l'orario è esatto. Ah, insomma. Ma non è orario. Io ho 15.000 lire. Come? Così tanto? Io tanto pago. Io tanto prendo. Io tanto do. Grazie. No, allora qualsiasi cosa a vostra disposizione, sì. Chiamatemi, io posso venire anche a casa. Qualsiasi cosa, arrivederci. Zita, vogliamo andare. Sì, così Riccardino si riposa un po'. Bagno seggio, aprite la porta. Ciao Riccardo, arrivederci. 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 Commendatore. Baronessa. Immagino che voi non veniate con noi. E come faccio, baronessa? La baronessa è da triste, no? Quello che ci sta a fare da sta casa. Ad ogni modo, grazie di tutto. Ma grazie. Ma di che? Di che? Arrivederci. Arrivederci, mamma. Arrivederci. Grazie, arrivederci. 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 Riccardino. Sei contento di restare qui altri 40 giorni? In confidenza, tanto, tanto. Ha fatto le giunte! La spezzino! È una nina! Una nina! Sono io! Ferdinando! Tutto! Ho scoperto tutto! Che hai scoperto? O Barone e Battista sono usciti stanotte i tre. Chi l'ha visto? Io, Filuscio, Carmela e Michele. Ah, lo erano. Sono chiuso a stazione, chi l'è partuto? Qualcuno se ne è accorto con qualcosa. Tutto liscio. Bene, signora. Signorina, prego. E a così rimane, lo dico. Baroncino. Permettete, signorina. Signora Carmela, sì. Io vado a una riunione importantissima, quindi mi aspettano, se non vado io non iniziano. E sono il membro parlatore. Ah, parlato? Sì, come non sono parlando quando abbiamo cominciato. Posso andare? Arrivederci. Andate, grazie. Arrivederci, commentatore. Grazie, commentatore, grazie. È proprio simpatico, non sembra mai un personaggio dei tempi nostri. Si nasceva nato secolo, non è mai più tutto quanto. Pure io dovevo nascere in un altro secolo, in un secolo più romantico. No, mi ricordo di sti vecchi, i nanni romantico.
Carma, il romanticismo lo tengo che mi cammina dentro alle vene. Zinanni, qua chi più chi meno siamo tutti un po' romantici. Brava, brava la nipota mia. Ma il romanticismo vero lo vedo quando sto a teatro. Me ne esco ogni sera con una lacrima all'occhio. Ma sarà per la bravura degli attori. No, no, signore Barongi, sarà la Magnolina Secchi di Attrindo c'è. Eh beh, te ne ragione, frate, non ci sta niente a fare. Si troppo, non baglia seggi. Oh, Nanni, 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 non ricordo, da che tu si date sempre pietra e baccalà. Io vengo a pietra e baccalà, ma tu vieni a coppaccio. No, campato pericolo. Riccardino, ma sei pazzo? Ma ci può vedere qualcuno? Ma io ti voglio bene. Sì, ma io devo dirti prima una cosa troppo importante. Ti ascolto. Il commendatore. Il commendatore? Non è il commendatore. E chi è? È mio padre. Ma è bello? Sì. Ma è bellissimo. Ma com'è bello? È fantastico. Davvero? Sì. Io che pensavo. Ma che? Ma quello già mi era simpatico prima, figurati adesso che so che è tuo padre. Ti spiego perché a volte fai il commendatore. Sì, ma capito, sì, sì. Zitto, zitto, zitto. Non dire niente a nessuno. No, no, no. No. Mi raccomando. Prego. Ah, tu stai qua. Adesso mi spiegherai che cosa è stufata sta camera. Penso che ormai ti hanno raccontato tutto, no? Me l'hanno raccontato. Appunto. Ma tu mo ti devi alzare e te ne devi venire subito con me. Ma io non mi posso muovere. Ah, Riccardi, Riccardi, per cortesia, fai presto, alzati che dobbiamo andare in Sicilia. Ma quale Sicilia? Io c'ho una gamba rotta. Ma dici che restare qua è pericoloso. Ma quale pericoloso? È la polizia, dire che prende a fare qualcosa gli dici. Ma che cosa gli diciamo, per cortesia? Poi, Ricca, basta. E lì, non mi devi contrastare. Ma quale contrastare? Non voglio venire. Io ti do più a pagare che devi soffrire e vieni dentro con me. Poi quei mariti, chi lo voglia non si può, ma avrà forza dai punti. La diagnosi parla chiaro. Questi deve stare fermo 40 giorni. 40? Questi tre capelli ignoranti, si sbagliano, hai fatto l'ora e si stanno a zitto. Chi ne mette come vengo con cosa acquista? Ma io faccio un trascino per tutta la casa acquista. Ma non posso, da prima come una rinda. Bravo. Cortesia, che cos'è questa cazzata? Ah, commentatelo, commentatelo. Care. Vicino a Barona, che non c'è sapore o cinque. Non iniziamo. Non lo facciamo fare a Marenna. Non iniziamo con queste parole grosse. Non iniziamo. Bravo, bravo, ecco. Scusi Barona, ma che è successo? E che è successo? È successo che Riccardino si deve andare, devi venire via con me. No, ma Riccardino non sa bene. Bravo, bravo. Ma come gli altri? Ma perché vi intrigate le fatte voi? E appunto non si è fatto in tasca, cazzetti, monsignore. Cazzetti. Ha detto la cazzetta. A te. Sì, sì, oh, sì, 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 allora, signora, gentilmente, potete rientrare nelle vostre stanze? Ecco. Signorina Maria, sì? Col barone, volete per cortesia accomodarvi un pochettino? Niente a parte, Riccardino, non si muove. Io me ne vado! Andiamo! Camminate, attenzione, attenzione! Non ti preoccupare! Bravo, bravo, bravo! Bene, commendatore! Sì. Ma mentre voi state scherzando con il fumo. Ah, mio caro Barone, che vi devo dire, a me mi è sempre piaciuto il fumo pompiere. Ah sì, è spiritoso, ma no, no, da tanto che non ci sono mai riuscito. Ma prego, accomodatevi. Preferisco stare all'invito. Va bene, volete così? Che vi devo dire, mio caro Barone, io la porto qua in questo vicolo, in questo quartiere, in giro, non sì. E spesso e volentieri a Vicenza a caffettere mi prendo una grandissima tazza di caffè. Beh, allora? Color mando di mone, che bellissimo. L'avete preso mai voi? Per cortesia. E la gente parla al bar, sapete, parla, parla, dice. Spesso si parla di qualcuno che lo conosce. Insomma, può essere mai voci di popolo, voci di Dio. E spesso parlano di voi. Ah, sì, sì, sì. E dicono che voi siete una persona che vi piace molto spendere e spandere. E non ci capite che ce la racconta a voi? A me no, assolutamente, ma Riccardino sì. In che senso? Nel senso che i soldi non sono vostri, ma sono di Riccardino. Ma scusa, dove volete arrivare con questi discorsi che state facendo? Certo, avete ragione. Vedete, io voglio arrivare. Ma voi siete pazzi, guardate questa cosa. Non mi mettete paura, a me mi detto che scarico, poi se è carico... Se è carico, accomodatevi, non mi mettete paura. Ma piano, piano. E dunque, che cosa succede? Sapendo che Riccardino ha questa situazione di essere un ragazzo sensibile,
un ragazzo impressionabile, un ragazzo timidissimo. Beh. Voi che cosa avete pensato di fare come tutore? Per il Carlino, facciamo una cosa. Io ti do questa pistola in mano. Voi sapevate però ovviamente che la pistola, voi, che la pistola era caricata a saldo, ma Riccardino no. E allora ho detto, Riccardino, fai una cosa, mira verso quella porta e spara, dove voi sapevate che dietro la porta c'era il vostro complice Battista. Ah. Ed è così è successo. Bravo. E il mono non lo sapeva, cadeni ma pure a Sherlock Holmes. No, Sherlock Holmes no, però come si dice, già non lo dobbiamo risolvere. Ma come lo e adesso ve lo spiego proprio con una pellicola cinematografica. Allora voi avete preso la pistola, Riccardino, prendi questa pistola in mano. E allora un ragazzo ha detto, no, io ho paura. Prendi, non ti preoccupare, fai l'uomo e mira verso quella porta. Ma no, io ho paura. Mira verso quella porta, che uomo sei? Ma io no, sono Dino. Bravo, spara! Riccardino, ma io ho paura, spara! Spara, signore, come ti devo usare? Ma no, voglio uno. No, mo spara, veramente. Spara! Ma se ne va! Questo è imbattibile! Ma come lo vedo ancora? Intanto è muricato! Ci posso dare la creatura? È muricato! Ecco fatto, andiamoci! Che è successo? Chi ha sparato? Che cosa è successo? Chi ha sparato? Ho ucciso Battista! Non avete ucciso nessuno! Non sono morto ancora! Battista non è morto! Non è morto ancora! E chi vive in un capitone che è re? Esatto! Sì, perché al bar ora non ci serve un uomo morto, ma uno vivo! Se no come faceva a camminare in da sta casa? Esatto! Sì, ma non ho capito il perché! Per farvi uscire pazzo! Sì, ma quale scopo? Per farvi intervenire e poi prendere tutti i soldi vostri! Ma per cortesia, Riccardino, non credo vorrei dare credito alle parole di questo sporco individuo! No! E però perché l'hai fatto sbarcacca? Ma per togliere dalla casa di Riccardino, no? Oh, e a Giacca che ha giurato la casa vostra, ma chiedete di sangue chi è, eh? Chi è? Che domanda stupida! Di chi altro poteva essere se non di Battista? Oh, bravo, allora Barocino, non vi preoccupate che voi non avete ucciso un uomo ma una vacca! Una vacca? Sì, perché noi abbiamo fatto analizzare il sangue sulla giacca di Battista ed è risultato che è sangue di bovino! Oh. Quindi due sue cose, o Battista è vivo e figlia una vacca! Prendo una vacca! Queste sono tutte belle chiacchiere. Per dimostrare queste vostre infamanti accuse c'è bisogno di avere dei testimoni. Ha ragione, vedi quando una persona sta nell'orta aristocrazia. Signora! Signorina, prego! Chiamate il testimone, oculare! Subito! Chi le capisce tutte cose? È l'uomo facile! Yes, you fall! Ah! Ah, sì! Molto bene, allora è arrivato il momento di scoprire gli altarini. Ah, lo scopriamo. Voi lo vedete costui? Mi vedete? In sedia vostra moglie. La contezza. Cacchio! Ma voi di Donna Carmela non zonghi! Ma non fai tirando qua! Ma io il marito di Donna Carmela! Ma la ciacciona! Ci ha girato 200.000 lire! Qui? Quanto ci ha tirato? 200.000 lire! Ma fine! 600.000 lire! Ma con chi rimosi parino parlando! Non ti preoccupare! Allora, scusate, questo è stato tutto uno stratagemma, un complotto contro la mia persona ideato alla perfezione. Ma poi siete dei farabutti, delinquenti, farabutti, vigliacchi tutti quanti. Ma tu hai ragione che non mi posso muovere, altrimenti ti spafferei la faccia. Ma perché non lo fate? Perché c'ho la gamba rotta. Non tenete niente rotto, non è rotta. Assolutamente non è rotta, che l'abbiamo incestata noi. La sera che mi ubriacasta. Ma perché? Per levarmi da sotto le grimpie del vostro tutore. Ma che stai dicendo? Grazie. Prego. Riccardino, grazie. Niente. Calmati. Ma grazie specialmente perché mi date l'opportunità. Ma rilassa che sono magna. Tu hai ragione che non voglio dare un dispiacere alla mamma e perciò non ti denuncio per non fare dispiacere anche tutta la nostra famiglia. Ma adesso, ma lo capisci? Lo capisci la tua famiglia, anche la mia. Ma vorrei che coraggio. Ma che coraggio? Ma che fai? Tu una cosa buona puoi fare. Una! Andartene, non farti vedere mai più. Vai, me ne vado. Vai via. Vai via. Vai via. Vai via. Vai via. Vai via.
commendatore, anzi, Don Ferdinando. Bravo, bene, mi fa proprio piacere che mi chiamate così. Don Ferdinando. Papino, oh. Scusa, ma tu quando hai scoperto tutto questo? Quando visto che ho morto cammina. Avevamo pensato, se non morto la gamma nanna, ad essere morto vivo. È venuto a spaventare me. L'importante è che tutto è finito. Mari! La bota? Dacci niente. Ruffia! Dacci niente. La un baroncino in casa suonando la chitarra, sai esce? Oh, no, no! È arrivato sul cospito, qua. Come si chiama? Il crocito! Oh, si chiamava Cospito! Maria! Maria! No! Sì? È trovato il calone, no? Ma che stai facendo? Don Ferdinando, io voglio bene a Maria. E tu? Anch'io. E me la voglio sposare. Nepota! Hai sentito? E come non l'ho sentito? E come l'hai detto bella! Le parole che sono uscite dalla bocca non sono parole, è profumo, profumo. Don Ferdinando, abbiamo il vostro consenso? No. Che cazzo sta dicendo, chi sei? Papino! Papino! Martino! Aspettiamo un altro pochettino, vediamo la situazione come va e poi dopo ne parliamo. Ma io sono sicuro, sicurissimo. Però ma voglio essere sicuro pure io. Cati poco tena, caro tiene. Ma portala alla Maria e canta, ma che bella, dove sono gesti, devi cantare. Tu canta e balli bene. Canta, è vero, è una bellissima parte. Triste o paese, non so già. Triste o paese, romano. Fammi piacere, state zitti. Ma dai, tu le usi solo gesti. Don Ferdinando, quando è diventato il barone, mi posso salutare ancora, sì? Come no, come meno male, no. Ma roga bellezza, ma pure io andrò a fare parte della famiglia dei Barboncini. E cane presa. Felice Baroncini. Oh, nonnino, no, cominciamo pure da barone, che tutti quanti facciamo parte di questa baronia. Avete capito loro per quale motivo voglio tenere in mano un barone? Eccoci qua. Don Ferdinando, noi vorremmo andare a fare quattro passi, possiamo? Sì, come perché no? Riccardino deve sciogliere un po' i muscoli. Sciogliere i muscoli. E andate, poi ci sta Filucci che fa allenamento pure lui. Già sto allenato, Ma, Rino, non vi dà possibile con nessuno. Andiamo, andiamo, accompagno io. Non mi scippo, disse, non scippo nessuno. Bello, bello. Don Ferdinando, a dici la verità, che portamente. È ovvero. Chi lo ha rotto sono mio, chi le gare in braccio hanno nobile. Invece voi morite in braccio a chi sono capitato, guardate. Insomma, ne amma fa sempre così. Ma guarda questo. Ma io non riesco a capire. Tu ancora mi metto in coppa un piatto. La mia posizione, cato. Il mio modo di fare con tu. Ma tu veramente stai facendo. Ferdinando, ma tu ammetti sta differenza tra me e te. Tu mi hai proprio sfastidiato. Basta. E che cos'è? Noi facciamo parte della nobiltà. Che cos'è questo baccanale? Noi muovono la ciaia qua, muovono la ciaia. Scusate, abbiamo trovato la porta aperta e stiamo entrate. Avete fatto bene. Quante novità. Avete già saputo? Commendatore? Sì. Ada. Sì, da Don Ferdinando. Ah sì, giusto. Don Ferdinando Riccardino ci ha raccontato tutto. Ma tutto. Tutto. Signora Carmela. Prego. Dite a vostro marito di dare il consenso per il matrimonio di due piccioncini. Baronessa, ma come ve lo posso io dicere a voi a questo fatto che quello è colpa sua, mio marito, quanto pigianti! Figlia? No, scusate, quella cainate, ma voleva dire. Sì. Che mio fratello è un po' inserioso. Ma ho capito, baronessa. Siete, Ferdinando, scusa, ma se la baronessa qua vogliono fare questo abbinamento di coppie, ecco. Ma lo direi capodanno. Ma perché non l'abbino a sti lui? Io come zia do la consentimento. Oh, brava. Grazie. Oh, tu, Don Ferdinando, manca a te sto
Baronessa Ida, Baronessa Ada, avete ascoltato un pochettino le parole di mia moglie e di mia sorella? Come sono variopinti in questa famiglia, un pochettino pittoresca, però siamo tutte delle brave persone. Che vi devo dire? Visto che i ragazzi si vogliono bene dalle vostre parole, abbiniamo. Ascoltatemi, ci dobbiamo stare attenti quando facciamo questi buffet, perché ci stanno delle persone che si intrufolano senza essere invitati. Si fanno i simpatici con tutti quanti e poi se ne vanno con le tasche piene di roba, maggiormente i compietti. Don Ferdinando, e voi li conoscete? Ne conoscevo uno, ma forse questo mestiere non lo fa più. Dopo di me ci sta lui. Lei è la figlia di Gennaro, Giada. Lei è l'altro nipote mio, figlio di mio figlio. Però Alessandro è il nonno. Come si chiama? E lei? Ti chiami tu? Flavia, amore mio, è la figlia del nostro caro maestro. Avevi un primo? Signori, vi volevo presentare i nuovi attori che stanno con me e tutta la compagnia, ovviamente. Quindi Gennaro Caiazza. Bravo. Rossella Di Lucca, Fausto Bellone, Teresa Perretta, Daniele Maragnello, Stefania Fusco, Gianni Gabriele, Tina Gesù Maria, brava, Carmen Mauro, Ernesto Gunto.
spettacolo vi sia piaciuto, ci siamo divertiti. Un pochettino salutate a mamma, salutate l'anna mamma. Ciao mamma! Anche a papà, ciao. Pure a papà. Allora, volevo dire, vi do alcune notizie e poi casomai ci diamo gli auguri per Pasqua. Allora, le notizie sono queste, i prossimi spettacoli. Sabato e domenica noi continuiamo ancora con questo spettacolo. Quindi alla Domenica delle Palme, il 20, e poi finiamo. Poi vi volevo dare alcune notizie per quanto riguarda i spettacoli, però uno qua nel teatro e un altro fuori. Quello che io faccio fuori all'altro teatro, che sarebbe a Via Ruggeri, Palazzo Trapp, io faccio lo spettacolo Equivoci d'amore. L'ho fatto un sacco di volte, qualcuno l'ha visto e qualcuno no. Il 2 luglio alle ore 20. 2 aprile alle ore 20. Scusa, 2 aprile alle ore 20. Alle ore 20 e 30. Se qualcuno vuole venire a vedere lo spettacolo, quando uscite ci sono le hostess che vi danno il numero di telefono della persona che dovete chiamare. Questo lo dico perché? Perché il teatro è piccolissimo. Sono 86 posti, quindi bisogna, perché se casomai il pubblico ci sta tantissimo, io faccio pure due serate, va bene? Quindi quando ve ne andate, e ci tengo tantissimo perché è uno spettacolo bellissimo, poi in un altro teatro, proprio carino, voi telefonate e prenotate, poi quando venite quella sera pagate e vi sedete al posto in cui vi è stato assegnato. Uno. Poi il 3 aprile, in questo teatro ci stanno i Menecmi, con Enzo Varone e la nostra attrice Tina Gesù Maria, che pure potete chiamare qua, prenotare, e non ci sono problemi per quanto riguarda poi il prezzo, sembra che è 10 euro, vero? 10 euro, poi pagato quando venite qua con i biglietti alla cassa. Questo qua, poi che altro devo dire? Tanti auguri. Vi volevo dare gli auguri di buona Pasqua, veramente, a voi e famiglia. Gli auguri di buona Pasqua a voi e famiglie, vi raccomando, un grande lunedì in Albis. Volevo ringraziare tante persone che sono venute a vedermi, che io ringrazio tantissimo perché sono persone amiche, a volte per tanti motivi, peraltro non ce la fanno perché il loro lavoro viene un pochettino preso per con il tempo, quindi volevo ringraziare a Stefano 7000 caffè, questa qui. È un signore, lui, il figlio, la nuora, la moglie, veramente una bella famiglia che vive, stanno al bar qua, 7000 caffè, una cosa grandissima. Il caffè non grazie, grazie. Poi volevo ringraziare ancora tutte le persone, tutte le persone ovviamente che mi hanno onorato questa sera qui. E che altro deve dire? Altre cose? Monico, Andrea. Ah, sì. E adesso vi dico le persone che lavorano fuori alle quinte, dietro alle quinte. E sono Andrea De Lucia, direttore di scena. Bravo Andrea. Poi ci sta il fonico e le luci, ci sta Ciccio. Bravo. Le due hostess, Conny e Alessandra, dove potete chiedere il numero di telefono, già c'è il bigliettino pronto. Poi Lino Piscopo, direttore di sala, è sempre lui, colui che tiene attento a tutto. Gennaro Ferrara, che ha fatto le scene. Laura. E poi mia moglie Laura, che senza di lei il costumista, attrezzista, non si può andare avanti. Andiamo là. Chiamatelo, andiamolo a prendere. No, e questo è tutto. Vieni un cane! Vado, prego! Quindi, signori, qualcuno vuole dire una poesia, qualcosa? Signori, a creatura come sta pigliato su un malamento? Era sparaggio, ti sei messo paura, amore? Oh, quello era un colpo potente. Io veramente non sapevo se era sparano. Però io una volta stavamo qua facendo uno spettacolo, allora mi ricordo benissimo che ciao Stefano, un bacio, non vuoi lasciare, allora ci stava uno spettacolo per gli anziani, era tutto anziano, era meglio il comune di Caserta che faceva questa cosa, e vengono delle persone che si assettavano, delle persone proprio anziane che non ci sentivano buone, si assettavano vicino là che è la cassa che dovevano sentire. E già sapevo che in questo spettacolo a un certo punto c'era il rumore di un treno, un fischio, e che si metteva tutta una cosa perché era proprio dallo spettacolo doveva mettere tutto volume.
sa signore, sapete tu calore, la cosa, un spettacolo è l'otto e mezza la sera, pigliarono un filo di suono, tutta la fila. Io dicevo, ma nonna mia, mi avvicinai verso, perché sapevo che era sta stufischio forte. Tutto! Allora, Mara! La signora, pensando che il marito era fatto un scherzo, ma la chiamavano tutti. Sono stato, si sapeva tu, boom! Ma proprio pesante, scendere da un bacio! Sulla prostituzione e coglione prima hanno fatto uno spettacolo con Tinto Brass. Allora siamo con tutto, allora questi mi chiesero a me il regista, c'è Ernesto, senti, noi già abbiamo avuto problema al mercato San Severino, con questo che è uscito quasi, tu che pensi? Ho detto, guarda, faccio prendere poco, se puoi dimmi tagliare. Ma taglia e taglia, ad un certo punto, detto, non tagliate niente, che puoi tagliare? Che se ne viene così all'inizio? Che mi taglia la parte migliore, ma che non tocchiamo niente. Ma le persone anziane si stanno. La ragazza che raccontava una storia di una prostituta sposata con i figli e che faceva questa cosa, che era bello il testo. Però si è venuta così, fa cominciare veramente a scendere. Tutto si sa, fotografia, vedete come è stato. Ci siamo qua. Allora, avete finito? Una persona anziana così. Dimmi caro, ti ha toccato. A me un vecchio voletto tutto quello che voleva. Tutto quello che un vecchio sa che lo volevo vedere, la persona anziana. Sì, dimmi la moglie, certo, vuoi venire con me? Io mi prendo tanto, tu come la fai? Sai zanghe. Su culo! Ne capita no, ma tu sai che tu sei capito, è chi sto funziona! E adesso in tutti i modi, in quel momento se ne mettono 20 persone, anche 20 se ne andate. Ad avrete adesso corrido con Mimo che chiama a casa! Ma no, non è più combinato. Grazie, mi raccomando, ci tengo tantissimo. Se voi venite a vedere questo spettacolo, chi non l'ha visto ovviamente, è Vivo Città Muro, è veramente comico, bello veramente.